Gianmarco San Giorgi, pivot dei Raggi Solaris, che dire, 71-58 contro Fiorenzuola, undicesima vittoria in 11 partite del Cattane. Siamo imbattuti. No, è bello, oggi era importante vincere perché comunque dopo la serie di vittorie fin in fila che avevamo fatto, sai, non era facile comunque continuare a vincere, e poi dopo il derby perso secondo me male, era giusto sia per noi che per il pubblico, per l'entusiasmo, vincere in casa con il nostro pubblico che è sempre bellissimo e molto numeroso. Ecco, una vittoria sofferta soltanto nei primi 20 minuti, perché avete sempre dato l'impressione che quando spingevate sull'acceleratore riuscivate ad avere i break, poi quando avete proprio dato il colpo siete volati. Secondo me i primi 20 minuti hanno bisogno anche di capire un po' le rotazioni difensive. Loro hanno fatto abbastanza canestro e noi in difesa abbiamo fatto qualche errore stupido, secondo me. Alla fine, gli ultimi 20 minuti, noi abbiamo dato quell'accelerata che ci serviva, loro non ce l'ha fatta, abbiamo alzato molto il ritmo in difesa, anche di intensità, e il risultato lo dimostra. E poi, diciamolo, le avversarie hanno tutte perso, quindi adesso avete addirittura 8 punti sulle inseguitrici e 5 partite dalla fine. Diciamo che il primo posto, non lo diciamo forte per scaramanzia, ma è quasi ipotecato. Sì, è bello e comunque la nostra politica fino adesso era affrontare una partita alla volta e sempre così faremo. Le altre hanno perso, ci fa comodo, ma noi vogliamo vincerle tutte. E adesso si va a Rimini per le finali di Coppa Italia, una cosa prestigiosissima per tutti voi, per la società. Si parte venerdì contro Sant'Orso alla Sassari, una bella cornice, forse le classiche partite che tutti vorrebbero giocare. Sì, sono molto convinto anch'io di questo, secondo me è una grande e bella esperienza per tutti, che comunque penso che pochi l'abbiano fatta, io in primis non l'ho mai fatta, è un grande stimolo per tutti. Poi per Faenza, per il pubblico che secondo me verrà molto numeroso, so che hanno già organizzato vari pullman, quindi dai, andiamo là con lo spirito giusto, con una vittoria nel sacco e speranzosi, dai. Ecco, facciamo un gioco, se doveste vincere la Coppa Italia, tu cosa faresti? Bella domanda, mi cogli impreparato. Sicuramente quei weekend lì sarebbe abbastanza di baldoria, però non saprei, dai. Secondo me faremo un mega cenone tutti insieme con una mega festa con i tifosi per coronare questo traguardo che a Faenza penso non sia mai arrivato.